fallaci messe insieme da Samuel Bosciac, che pure era un serissimo predicatore e pastore protestante, grande biblista e conoscitore di lingue orientali, tutte molto bene, soprattutto l'arabo e anche l'etiopico, ma ovviamente espertissimo nell'ebraico, il quale a metà del 600 produce questo lavoro che avrà effetti, diciamo, disastrosi, soprattutto sulla mente infiammata e facilmente infiammabile delle vite antiquarie napoletane del 700, soprattutto nella prima metà del 700, e particolarmente nel secondo volume, quello che si riferisce a Canaan, in cui Bosciac ipotizza, ricostruisce l'origine fenicia, molti dei centri costieri del Mediterraneo, in base alla etimologia del nome, del toponimo. Non che tutte le sue tesi fossero benevine, fossero assurde, però anzi si poggiavano su degli elementi, su assonanze o su delle traduzioni che davano un qualche tipo di speranza. Per esempio, che ne so, Pozzuoli, no? Che si Pozzi ha molto a che fare con il nome della città di Beritos, Neapolis con Cartagine, Cagliari del Sciale, Città Nuova, Cuma, dalla radice Cum, essere elevato in un promontorio, una cosa che altro, quindi un qualche tipo di appiglio c'era. Chiaro, non erano archeologi, non erano dei gran filologi, erano persone che con la Bibbia alla mano e i dizionari biblici, caldaici, cioè l'aramaico biblico alla mano, cercavano di capire qualcosa e di arrivare là dove il piccone lo stava non sarebbe mai riuscito ad arrivare. Cioè, sul terreno scivoloso dell'etimologia e delle origini, dei nomi e dei toponimi, speravano di arrivare là dove forse un giorno si sarebbe giunti. È fra i lettori più avidi e anche imitatori e continuatori dell'opera del Bosciac, è stato già richiamato da Edoardo Federico, il nome di Giacomo Martorelli, lo sfortunato autore di questa legge tecnica della Maia, che da un piccolo insomma, oggettino, come accade spesso, una volta molto più spesso non adesso, ma ancora oggi avviene, ha tirato fuori 800 pagine di erudizione su tutto quello che poteva riguardare la scrittura, gli inchiostri e il resto del mondo antico, eccetera. Passando naturalmente attraverso pieno avallo e appoggio alle teorie del Bosciac quanto alle origini fenicie, cananaiche, orientali, di tanta anche cultura delle nostre regioni, e che, vista la cattivissima accoglienza che viene poi riservata, avrebbe, ma questa cosa non è stata veramente credo provata, inducendolo a pubblicare le altre sue successive farmedicazioni sotto il nome del suo allievo, il duca Michele Vargas, con questo peraltro fortunato volume, anche divertente, in cui viene sviluppata ancora meglio questa cosa di origine che Vargas o il Martorello insieme, diciamo, dovendo passare lunghe serate nella vita del Vargas e Colano, hanno applicato il sistema del Bosciac non più soltanto alle grandi città mediterranee, della Sicilia, della Magna Grecia, eccetera, ma a tutti, fino al più piccolo casale della Campania oppure della Basilicata, in cui si ritrovava l'etimologia che voleva essere fenicia, però alla fine era esclusivamente ebraica.